Questo videocorso è dedicato alla valutazione dei rischi che, piuttosto che prendere in considerazione, diciamo, la metodologia tecnico-scientifica secondo la quale viene effettuata la valutazione dei rischi, focalizza l'attenzione su degli aspetti diversi, e cioè su quanto predispongono il decreto legislativo 81 del 2008 ed il decreto legislativo numero 106 del 2009, con il quale il precedente decreto è stato integrato. Innanzitutto vediamo che esiste una sezione proprio del decreto legislativo 81 che è dedicata alla valutazione dei rischi e che è composta da tre articoli, dall'articolo 28, dal 29 e dal 30. Il 28 in particolare focalizza l'attenzione sull'oggetto della valutazione dei rischi, cioè su che cosa deve essere preso in considerazione per valutare i rischi. L'articolo 29 invece parla delle modalità con cui va effettuata la valutazione dei rischi, e poi c'è l'articolo 30 che prende in considerazione dei modelli di organizzazione e di gestione, che, come vedremo, sono dei punti di riferimento standard dei modelli organizzativi dei quali una società, un'azienda si può dotare per mettere in pratica, diciamo, la gestione del rischio. L'oggetto della valutazione dei rischi, pertanto, è il primo argomento che viene affrontato da questo videocorso. L'articolo 28, diciamo, parla appunto di contenuti, di oggetti sui quali il datore di lavoro, che ha l'obbligo non delegabile, come sappiamo per l'articolo 17, di dover fare la valutazione dei rischi, ebbene, questi punti sono quelli a cui il datore di lavoro deve prestare attenzione per valutare i rischi. E dice che i rischi che vanno valutati sono quelli che riguardano la sicurezza e la salute dei lavoratori. E noi già abbiamo fatto una distinzione nei precedenti video di quale può essere la differenza tra la salute e la sicurezza. La sicurezza riguarda ciò che mette a riparo il lavoratore da un evento che può accadere da un momento all'altro, mentre invece quando parliamo di salute, ebbene, facciamo riferimento a delle condizioni di lavoro in cui il lavoratore esercita la propria attività, che devono avere delle caratteristiche per evitare che questa salute nel tempo, e non da un momento all'altro come accade per la sicurezza, venga compromessa. Quindi la prima cosa che deve guardare il datore di lavoro nel redigere la valutazione dei rischi e quindi nel ricercare i rischi sono i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Quindi deve avere questo principio di base, cioè tutto ciò che può danneggiare il lavoratore. La valutazione che riguarda i rischi sul lavoro ovviamente si sposta anche, nonostante riguardi sempre i lavoratori, si sposta anche nel momento in cui si devono scegliere le attrezzature di lavoro. Ovviamente le attrezzature, la scelta dell'attrezzatura vede il momento in cui l'imprenditore, il datore di lavoro, si trova di fronte a due o più opzioni, per cui nella valutare un rischio deve prendere in considerazione quell'attrezzatura che, calata nel suo contesto di lavoro, sia evidentemente meno rischiosa per il lavoratore. La stessa cosa vale anche per le sostanze o per i preparati chimici. È ovvio che determinati processi lavorativi possono essere condotti
con alcune sostanze ma anche con altre, con dei preparati chimici ma anche con altri. Subentra ovviamente, oltre ad una scelta tecnica e una scelta economica, subentra, dicevo, anche una valutazione del rischio nella scelta di queste sostanze. Un altro oggetto della valutazione dei rischi è la sistemazione dei luoghi di lavoro. I luoghi di lavoro, un luogo di lavoro può essere concepito appunto come un sistema, e cioè un insieme di parti collegate tra di loro in maniera funzionale. Cioè, se modifico un aspetto di questo sistema, ebbene si modifica l'intero sistema. In questa sistemazione dei luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve prendere in considerazione il rischio dei lavoratori e quindi valuta il rischio anche all'interno di questo tipo di attività. Poi l'oggetto della valutazione dei rischi si sposta dai lavoratori in generale a dei lavoratori che per alcuni aspetti legati alla persona o per le circostanze in cui lavorano possono essere esposti a dei rischi particolari.